ventunesimo secolo inizia con i disastri. Gli uomini e le donne di oggi stanno perdendo i posti di lavoro ovunque. Quelli che hanno ancora il loro posto di lavoro si sentono mangiati dalla paura. Risultato, le persone sono distrutte ed il problema si sta allargando come un virus. Depressione e paura invadono l'uomo nella sua solitudine. Deve essere così? È veramente necessario? Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. Start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Non ce la faccio! Non ce la faccio! Non ce la faccio! Non voglio raggiungere questa condizione. Non voglio arrivare a questa condizione di essere impotente! Impotente! Sta peggiorando adesso questa cosa, adesso non riesco proprio a chiudere occhi. Paura. Paura? Molta paura. Paura di non farcela. Ho il mutuo. Sì. Da pagare. Sì. E se perdo il mio reddito non ce la faccio. Può succedere che viene la banca a prendersi la casa. Può succedere che questo può anche rompere la famiglia. Rompere la famiglia, sì. Già qualcosa è iniziato con mia moglie. Credo che questo di nuovo minacci questo equilibrio, perché lei ha iniziato già a dirmi che io non faccio niente per risolvere questa cosa. E questo mi devasta ancora di più, una grande solitudine. Incapacità di affrontarlo da solo. Voglio reagire! Perché non voglio perdere la mia famiglia! Una persona con problemi, sì, che andrebbe sostenuta, e non vedo, fuori non c'è niente che mi sostiene, nessuno mi sta sostenendo. Passo dopo passo, mantenere il potere dentro dell'uomo, questo è il nostro scopo. Come un uomo può rispondere alla situazione di perdita del lavoro in tale modo di non entrare in depressione, impotenza, è un stress enorme,
ma lui può trovare sua forza per agire. Chi puoi guardare? I miei amici che si trovano nella stessa condizione. Perfetto. Amici nello stesso barca. Sì. Tempo di oro. Aiutare un po' più la moglie a casa. Ha! Stai ridendo? Cosa fai a ridere? Perché non lo faccio mai e non fa la cosa mai. Che lei mi chiede. Lei chiede, sì. Don't let me down! Dimmi un po' i pensieri. Che potrei ricambiare i soldi che lei mi dà facendo le cose di casa. Come devo apprezzare questo? Come? Quali sono alcune cose che tu puoi fare come aiuto per lei? Sicuramente cucinare. Yeah. Tu cucini? Ah. Mi piace, però non... Puoi invitarmi? Certo. Ok. Volentieri, in questo momento volentieri. Bene, bene. Cucinare, bello, altre cose. Pulire. Pulire. Che è una cosa che fa sempre lei. Che io aiuto poco. L'unica cosa che faccio dentro è la spesa. Perché compro quello che mi piace da mangiare. Ma papà! Finalmente! Come ti sento felice? I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last? Speriamo che ne esca qualcosa di buono. Ho visto un uomo che ha perduto il suo lavoro. Leonardo Ieriti, un giovane studente, ha rappresentato la situazione di disperazione che tutti noi comprendiamo. Lui ha mostrato la paura di perdere la casa ed anche la famiglia. Lo scopo di questo film è di dare speranza, ma una speranza che dipende solamente dall'iniziativa della persona che ha perduto il suo lavoro. Per fare che cosa? Mantenere il contatto con gli amici o colleghi che si trovano nella stessa barca. Passare da 2 a 4 ore ogni giorno cercando un nuovo lavoro guidato dai consigli degli amici. Aiutare la moglie. Passare più tempo con i propri figli. Fare ginnastica per rinforzare la salute e l'umore. Ricordiamoci. La perdita di lavoro fa perdere l'oro del guadagno, ma fa guadagnare l'oro del tempo. Spenderlo con saggezza.